un'altra sfida a colpi di cocktail tra sapori decisi e colori che richiamano l'estate. Gli studenti degli istituti alberghieri Magnaghi di Salso Maggiore e Raineri Marcora di Piacenza hanno partecipato nei giorni scorsi al contest organizzato dalla Meazza Academy di Gossolengo, una realtà nata 2 anni fa proprio con l'obiettivo di formare le nuove generazioni ma anche gli operatori del settore in un mondo in continua evoluzione e competitivo. La professionalità resta infatti un caposaldo. Ogni anno vengono realizzati oltre 120 corsi di formazione. Gli operatori del settore hanno bisogno di formazione, e come del resto anche noi, tutti abbiamo bisogno di formazione, il mondo cambia molto velocemente, per cui cerchiamo di dare il nostro supporto. Gli diamo questa possibilità perché valutiamo in loro il futuro della nostra categoria e anche gli diamo questa possibilità per metterli di fronte a un confronto con se stessi e anche con i pari quota delle scuole delle zone diverse, insomma. Per noi è molto importante, come dicevo prima, e allo stesso tempo riusciremo, mi auguro, nell'arco di qualche anno ad elevare il più possibile la professionalità che è necessaria, diciamo necessaria, per un periodo così complicato come questo, a livello economico anche. Il vincitore del concorso Bartender Junior 2018 è stato l'allievo dell'alberghiera di Salso Maggiore Nicola Livraga. Gli studenti hanno già le idee chiare sul proprio futuro, che vedono soprattutto all'estero e in giro per il mondo. Cosa ti piacerebbe fare, Do? Barista, bartender, più che altro fare cocktail. A Piacenza, in Italia o all'estero? All'estero. Dove? Stavo pensando Minorca. Io ho diverse idee, tra queste c'è appunto l'opzione di diventare barista e mi piacerebbe facendolo viaggiando, anche a me, perché sono appassionata di viaggi, lingue, quindi sì. E non poteva mancare un cocktail appositamente realizzato per Telelibertà. All'interno di questo drink abbiamo inserito 60 ml di limone e zucchero premiscelato, 15 ml di triple sec, liquore di arancio, 15 ml di blu curaçao, liquore di arancio sempre, e poi un bel 40 ml di tequila invecchiata, giusto per renderlo più morbido e più delicato. Una bevuta fresca, estiva, piacevole per uomini e donne. Vi ringrazio e buona degustazione. Non resta che assaggiarlo, è proprio azzurro come la sigla del nostro telegiornale ed è buonissimo, quindi alla salute di tutti i nostri telespettatori.